Sono stanco morto, sono stanco morto, ma molto probabilmente non vedere questa partita, guarda, forse è stato quasi una cosa positiva. È stato più divertente, molto probabilmente, poi me lo racconterete voi, stare incolonnati sull'autostrada per tornare a casa dai mare, piuttosto che vedere questa partita. Perché due tiri, ma davvero, ma veramente, ragazzi, ma due tiri in porta in 100 e passa minuti. Tra l'altro con la superiorità numerica degli ultimi 35. Ancora. Ancora. Ma cazzo, ma un'altra volta. Contro la Cremonese, meno male che Radu se l'è buttata dentro da solo, perché sennò anche lì era da bestemmiare. Poi per carità, si è preso 3 punti. E se vogliamo proprio fare i fiscalissimi, si è guadagnato 1 punto rispetto all'anno scorso. Perché l'anno scorso si è persa a cazzo di anno con l'Empoli. Tra l'altro squadra che veramente poca roba. Cioè, mi sono rivisto appunto un po' di highlights della partita, appunto, come sapete non l'ho vista, veramente poca roba, ma noi peggio, 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 cazzo. Perché non hai affrontato per ora la Juve, il Milan, l'Inter, il Villarreal in conference, che cazzo ne so, vi sto tirando squadre enormi e faticose a caso. Cioè, per ora hai affrontato Cremonese, Twente e Empoli. Per carità, 3 partite nel giro di una settimana. Quindi già sei all'inizio, la condizione è quella che è, devi prendere il ritmo e non sarai mai abituato a fare una partita ogni 3 giorni, perché praticamente non è abituato nessuno, se non le grandi squadre, che lo fanno da sempre. Però contro l'Empoli una prestazione del genere non ti puoi permettere di farla, perché hai fatto una trasferta intanto di niente, quindi non era già una trasferta. Contro una squadra che era appunto, mi hai detto, poca roba, poca roba. Mi dispiace, l'Empoli probabilmente quest'anno con Zanetti or prende un pochino il ritmo, ma anche insomma si è visto la partita con lo Spezia, la partita questa qui, poco e nulla. E tra l'altro appunto è stata anche schermata da una buona difesa, perché a detta di tutti comunque Martinez quarta ha giocato bene oggi, Milenkovic ha giocato bene, Terzic non ha neanche troppo sfigurato, insomma, nonostante giocasse al posto dei Biraghi. Però ragazzi, pochissimo. Poi gente che ha avuto un'involuzione clamorosa. Ora se ne parla per bene. Vi ricordo, dopo 2 minuti e mezzo, che sotto in descrizione c'è l'app appunto di OneFootball, che potete scaricare gratuitamente dal link che trovate in descrizione, con la quale potrete seguire tutto l'anno la Fiorentina, insomma per tutto il campionato, magari speriamo insomma magari per la Conference, la Coppa Italia, e potrete anche vedere anche le ultime settimane, l'ultima 10 giorni insomma di calciomercato. Trovate appunto in descrizione, la potete scaricare gratuitamente. Ragazzi, io tra l'altro a proposito di calciomercato, io spero che Baracca accetti la destinazione, cioè nel senso che le due società si trovino d'accordo. Il giocatore comunque sembra comunque convinto magari a poter cambiare lido da Verona. Perché il centrocampo è veramente una delle. Cioè, quest'anno ci sono tante cose per ora che mi hanno convinto non tanto. Anche nelle partite contro il Twente, contro la Cremonese, nonostante si sia portata a casa entrambe le volte la vittoria, non è che voglio sputare nel piatto in cui mangio. Ma c'è sempre stata quella cosa e tu dici: sì, si è vinto, ma sì, si è vinto, ma sempre. Nelle partite in cui tu vincevi l'anno scorso, per esempio 3-0, non dicevi sì si è vinto ma, dicevi sì si è vinto a che godere, perché si è giocato bene. Ma oggi ti è mancato proprio tutto, tutto, perché negli ultimi metri devi sempre per forza spezzare il terzino che si sovrapponga, poi fai il cross nel mezzo e già lì non hai un colpitore di testa che sia un colpitore di testa eccezionale. Perché non la butti bassa la palla? Delle volte è capitato, e infatti le volte magari che è capitato, mi ricordo con Ikoné, è stata magari la volta un po' in cui siamo stati più pericolosi, poi mi ricordo Mandragora alla fine, ma poi basta, cioè nient'altro. Bisogna un pochino modificare il nostro gioco, il fatto anche che non si giochi a rimorchio con qualche centrocampista che si inserisca, come fa Bonaventura, un pochino più spesso, che appunto spero che possa succedere con un possibile arrivo di Barak. Questa cosa potrebbe giovarci a noi, perché poi anche il centrocampo, cazzo, ma tutte le volte si cambia combinazione di centrocampo, oh, ma non mi garbasse una volta, che dice: ah beh, io gioco bene in centrocampo. No, ce n'è sempre uno o due che mi fanno mezzi cagare, cazzo. Ikoné, tra l'altro, ragazzi, Ikoné, boh, Ikoné, ragazzi,
questa ha giocato la Champions con il Lille, cioè non sono arrivati agli ottavi, sono arrivati agli ottavi di Champions con il Lille, sono arrivati agli ottavi di Champions ed era uno dei protagonisti e quando si era preso a Segoni a due mani. Però c'è la gente che sta ancora porconando perché lo sta guardando, l'ha visto giocare oggi. Mistero della fede anche lui. Boh, non lo so, ragazzi, ci avrà qualche cosa, non si troverà con l'allenatore, con il gioco, può essere, eh. Però, cazzo, anche a livello tecnico, cioè, sei lì, cazzo, è il tuo, cioè, non è che devi aspettare un passaggio, anche un dribbling, cazzo. No, involuzione tecnica anche lui. Sottil oggi, insomma, ci ha provato, ma non ha inciso più di tanto. Saponara all'inizio uguale, praticamente, non ha inciso per niente. Insomma, partita veramente deludente, deludente, deludente. Poi non posso neanche parlarvi più di tanto perché, cioè, quasi fortunatamente ve lo dico, non ho vissuto con voi quei 100 e passa minuti. È stato appunto più divertente far la colonna sull'autostrada, molto probabilmente. È stato più divertente. Io niente, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partita. Tra 4 giorni abbiamo il ritorno contro il Twente. Speriamo di arrivare preparati perché loro non staranno a guardare. Io sono sicuro, guardate, conoscendo la mia squadra, conoscendo, sono sicuro in mille per mille che questi daranno anche l'anima piuttosto che farci fare risultato a noi lassù. Quindi bisognerà prepararsi perché io voglio ritornare a giocare una competizione europea. Non me ne frega un cazzo se dovrò giocare ogni 3 giorni in campionato. Mi importa una sega, io voglio andare a giocare la Conference. Che tutti schifano e bravi quelli che vuole schifare, ma voi siete dei coglioni perché è comunque una competizione europea. Quindi fatemi sapere, ragazzi, ovviamente la vostra sotto nei commenti. Niente, non è che ci sia tanto altro da dire. Sempre forza viola, quello sempre, ragazzi. Speriamo di vedere, diciamo, un pochino più di convinzione nelle prossime partite, perché così tu vai veramente po' da poche parti, eh. Però, insomma, diciamo che ancora, ancora comunque non si è perso. Facciamo così, vaffanculo, ancora non si è perso. Ciao, ragazzi.